Pierluigi Giorgio che è qua, ma c'è, perché non è stata una sua idea di raccontare la storia di un gigante. Eccolo qua, è stata sua l'idea di raccontare la storia di un gigante, che proprio qui ha trovato la sua dimensione. La storia l'ho raccontata 1500 volte, per cui non stavo ancora a raccontarla. Vi dico, se avete possibilità, qui non c'è nessuno meglio di lui che può narrarla. E poi spero dove, come, quando. Voglio solo dire questo. Parliamo di un uomo che ha scelto, cosciamente, di vivere la sua vita, lui lo diceva, come un selvaggio. E ne era orgoglioso. Ma in realtà era tutt'altro che un selvaggio, forse era l'essere più civilizzato che possiamo pensare, di cui possiamo avere memoria, perché non si è mai piegato, non ha, senza Emilie non ha più amato una donna in tutta la sua vita. Emilie non la poteva avere, la storia la conoscete, ripeto, l'ho detto tutta sera, lo dico. E quindi ha scelto di vivere in ereditaggio, proprio qui. E qui, questa è la sua patria elettiva, il vostro paese, la vostra città. Volete essere orgogliosi, stiamo parlando di più grandi pittori. Allora voi dite, perché raccontiamo queste storie nel 2023, dove è tutto veloce, massificato, finito, preciso, predigerito? Perché noi riteniamo che forse la storia di Chabrolet possa essere un po' folle, ma noi non crediamo che sia folle, noi la troviamo molto romantica. E mai come in questo momento, nel momento in cui viviamo, che ripeto prima, è barbaro, abbiamo bisogno di romanticismo, abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di sogno, di utopia. Perché, parafrasando il professor Keating, noi non facciamo pittura, poesia o musica perché fa figo. Noi facciamo pittura, poesia, musica, danza, perché siamo membri della razza umana. E se ce ne dimentichiamo, allora vincono sempre i poteri forti. Perché i poteri forti vogliono un popolo ignorante, idiota, ottuso, che non dice mai nulla. È più facile comandare un popolo così. L'ho detto prima, voi state facendo un'esistenza, perché non siamo davanti a un computer stasera ad ascoltare un po' di musica, spero per voi buona. E questo è importante. Sancho Levande, come direbbe il mio amico Stefano Barbato. E vi raccontiamo la storia di Emilie e di Chabrolet. Perché non c'è mai stato un solo istante.